punto di vista tecnico questa musica è sicuramente impegnativa, perché crea delle situazioni che vanno dal pianissimo al fortissimo, a situazioni cromatiche, situazioni ritmico e melodiche, e quindi è impegnativo sicuramente, e bisogna entrare nell'ottica e nell'atmosfera, e penso che non sia facile dirigere, non sia facile suonare. Richiede una certa preparazione, una certa tecnica nella direzione, nell'interpretazione e anche nel sentire, nell'avere quella preparazione che può essere logicamente dettata anche sicuramente dall'esperienza, dal vissuto. Ho chiamato Sogno della Stronda perché cerco sempre di scrivere avendo una storia in testa. Per me sognare anch'io stesso di essere un astronauta e quindi di creare questo sogno in musica anche per me stesso era una cosa molto affascinante e divertente. Io mi sono molto divertito poi a scrivere questi tre quadri sinfonici. Sogno da un astronauta è un progetto che nasce nel 2009 su commissione del Caltech a Pasadena. Era originariamente un brano da camera in tre movimenti che serviva a festeggiare il lancio dello shuttle Atlantis da Cape Canaveral. E adesso è diventato una suite sinfonica, per cui per grande orchestra, 50 elementi. E un pochettino è una metafora, perché alla fine siamo tutti un po' astronauti, vogliamo tutti un po' decollare, andare sulla Luna in un certo senso. La suite si divide in tre movimenti: il decollo, il paesaggio lunare e poi questo movimento che si chiama Non siamo soli, che rappresenta l'unione degli astronauti con gli alieni, non unione in senso biblico, ma l'incontro, e che un pochettino cerca di mandare questo messaggio di abbattere la paura nei confronti delle cose che non conosciamo. Fare il compositore nel 2018 è un qualcosa di anacronistico e molto affascinante, perché è molto complesso, è un tipo di lavoro che richiede il coordinamento di tantissimi elementi. Quindi a partire da me, che scrivo sulla partitura, a trovare un'orchestra disposta a eseguire le due musiche, che in questo caso è l'Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, che suona la mia musica da mesi adesso. Abbiamo fatto una tournée quest'estate. Ok, terzo movimento. Bisogna trovare un direttore d'orchestra che ami quello che tu scrivi. Ho avuto la fortuna di trovarlo con Giuseppe Orizio, che è diventato un po' la mia metà, la mia seconda metà musicale. Fellini diceva che l'orchestra è un miracolo nel suo film Prova d'orchestra, e io sono perfettamente d'accordo, e in un certo senso mi sento un miracolato, nel senso che ho la possibilità di fare questo mestiere nel 2018 con tutti i problemi che in questo momento affliggono la società, non ultimo quello economico, per cui sono estremamente grato.